Eccoci qua, ben ritrovato a Matteo Penzo, medico e naturalmente fondatore della scuola del sintomo che si chiama DALET. Ciao Matteo, ben trovato con me. Ciao Beatrice e a tutte le persone che ti seguono. Allora, con Matteo Penzo oggi vorrei parlare di connessioni particolari, come sempre tra la mente e il nostro corpo. Nel caso di emozioni, emozioni che abbiamo magari vissuto in età infantile, adolescenziale e che potrebbero aver condizionato la nostra vita a tal punto da essersi trasformate in patologie, disturbi, malattie addirittura. C'è questa connessione, Matteo? Allora, il fatto che ci sia una connessione tra il cervello e gli organi è un dato di fatto. Noi ci chiamiamo individui, che in latino vuol dire non divisibili. Se qualcuno ha qualche dubbio, può tranquillamente provare a decapitarsi o togliersi parte del cervello e vedere cosa succede. Nel cervello sono relegate tutte le funzioni corporee, sia in termini di funzione che in termini di modificazione di struttura. È ovvio che allo stato attuale gran parte di quella che noi chiamiamo la medicina convenzionale o medicina allopatica non si preoccupa di questa struttura, di questa situazione, bensì è preoccupata di sanare un sintomo. A me non va no, a loro non va il mio giudizio, cioè non è che a me interessa o meno giudicare questa cosa qua. Dico semplicemente che sanare un sintomo non è un atto medico completo, perché prima va compreso perché quel sintomo si è generato. Esempio, se io ho dolore ad un femore, è pur vero che devo dare a quella persona un antidolorifico, ma è altrettanto vero che devo capire che quel dolore è volto a non muovere il femore, diversamente avrei uno scroscio della coscia. Ora, il fatto che il cervello dell'essere umano abbia delle caratteristiche che gli sono peculiari rispetto a tutti gli altri mammiferi è un altro dato di fatto. Perché? Perché gli altri mammiferi, alla loro nascita, intanto passano dalla vagina e dalla vulva senza creare dei gran casini. E questa è la prima cosa. E secondo, una volta usciti dal grembo materno, sono fondamentalmente autonomi. Mi spiego. Fino agli inizi del Novecento, una donna su tre, o addirittura una donna su due, moriva tra la prima e la quarta settimana dopo il parto. Cioè il parto era la maggior causa di morte delle donne. Non c'è nessun altro mammifero che ha questa anomalia. E questo era legato al passaggio della testa, cioè la testa dell'essere umano è più grande di quello che dovrebbe essere per un parto e una nascita fondamentalmente asintomatici. E una persona che ha un briciolo di cervello dovrebbe chiedersi perché. Piuttosto che preoccuparsi di istruire un coprifuoco alle 22, dovrebbe chiedersi perché la testa passando dalla vagina dovrebbe uccidere la madre. È un suicidio, perché se non c'è la madre che mi assiste, poi muoio anch'io feto. Cioè non può essere una cosa che ha creato la madre natura. La seconda è che il cervello dell'essere umano ha un periodo di maturazione intrauterina che dura 9 mesi e un periodo di maturazione extrauterina che dura anche anni, almeno 3 sicuro, per non parlare di 6-12 anni. Cosa che non accade nel mondo animale. Se voi vedete nascere un vitello, per chi non sa che cos'è il vitello, perché c'è gente che a 40 anni ancora non ha visto una fattoria, perché è chiusa in casa, preoccupata che se esce muore, il vitello quando nasce si alza in piedi e cammina da solo. Allora, il cane quando esce dal grembo materno, ne escono anche 6-7 di cagnolini, a parte un po' di latte, è fondamentalmente autonomo. Il gatto idem, il mammifero umano quando nasce, se non c'è la madre è morto. Quindi che cosa succede? Significa che il cervello dell'essere umano e tutta la struttura fisica ha bisogno di un tempo di maturazione extrauterina. In questo tempo il cervello fa delle acquisizioni che per convenzione, rispetto agli studi di una psicologa americana, sono separate in 5-6 periodi. Ora chiacchiereremo del primo, ma è solo per farvi capire di una cosa, farvi capire una cosa. Io cammino come ho imparato quando avevo tra 9 mesi e un anno e mezzo. Io parlo come ho imparato tra l'anno e l'anno e mezzo. Io mangio come ho imparato a mangiare in quel periodo lì.
ma di quel periodo non ricordo nulla. Cioè, la mia struttura fisiologica, funzionale e comportamentale è strutturata su quegli anni di cui non ricordo assolutamente nulla. Ok? Quindi questo è molto importante, perché tutta la mia persona, e la vostra chiaramente, è strutturata nei primi anni di vita, anni nei quali, dei quali, scusatemi, non ci ricordiamo assolutamente niente. Eppure sono stati più condizionanti. Per questo, chi lavora in termini biologici parla di fattori scatenanti, sono quelli che accadono adesso, e programmanti sono quelli che sono accaduti prima. Faccio un esempio pratico. Quando trovo da qualche parte una donna che ha una neoplasia del seno, e questa neoplasia è da riferire all'epitelio ectodermico del dotto mammario, lo traduco in parole semplici, a un carcinoma duttale infiltrante, una delle cose che mi viene da chiedere per mio studio personale è: nell'ultimo periodo c'è stata una separazione nella tua vita? Ah sì, mio marito, mio figlio, e ho una corrispondenza del 100%. La seconda domanda che faccio, in base alla mammella interessata: quando eri piccola, tua mamma o tuo papà, a seconda della mammella, ripeto, del mammifero, cioè è mirato la mia domanda, tuo papà o tua mamma è stato assente? E lui mi dice, sì, ti dirò di più, non è tanto la presenza o l'assenza, ma il percepito che questa persona ha, madre mediato della presenza o l'assenza. Quindi, l'evento marito o figlio o papà o mamma che se n'è andato via, è morto, quel che l'è, è il fattore scatenante che manda in controcircuito la corteccia sensoria. In realtà non manda in controcircuito, è perfettamente sincronizzata la corteccia, ma prima una programmazione al fatto che se quel mammifero riferito a quella mammella esce di casa o se ne va via o muore, io sono in difficoltà, perché voi capite che se mio marito a 40 anni se ne va via di casa, chi se ne frega, mi lascia la casa, la macchina, gli schei, più che farmi un tumore, mi faccio una festa, non è che faccio un tumore, capito? Perché questo. Ma se nel mio cervello c'è un padre assente, quando un maschio esce da casa mia, io rischio di morire di fame, e quel cervello è tarato lì. Queste si chiamano acquisizioni o programmazioni del cervello. Nel momento in cui spesso nell'ambito medico si affrontano questi discorsi che riguardano le connessioni che ci sono, no, tra il corpo e la mente, c'è chi, per esempio, fa un parallelismo, anche con l'apnei. Secondo te, ci sono delle discipline mediche che possono essere prese, ad esempio, per risolvere determinate situazioni che una persona si trova a vivere anche in età adulta? Allora, la pnei o psiconeuroendocrinologia, per chi non la conosce così, è sicuramente la disciplina, la filosofia, la teoria che più si avvicina alla biologia, ma non ha, a mio modesto giudizio, nulla di scientifico, cioè si basa su evidenze scientifiche, ma non ha nulla di scientifico. Mi spiego. Per me è scientifico il fatto che un dato che tu mi dai sia dimostrabile, ripetibile, prevedibile nel 100% dei casi. Nel momento in cui mi dici ridere fa bene alla salute e trovo un comico che muore di cancro, cioè non esiste, ma non esiste. Oppure ciò che io dico vale nel 66% dei casi, non esiste. Questa per me non è scienza, queste sono ipotesi. Questa è religione vestita da scienza, perché nel momento in cui io ti chiedo, come ti ho già chiesto, sei incinta, tu non mi dici al 66% se mentre faccio l'amore rido ho più probabilità di rimanere incinta. Sono cazzate. La scienza è: se io faccio l'amore in una determinata condizione, resto incinta, e se sono incinta, sono incinta al 100%. Punto. Ora, è bellissimo il fatto che l'apnei finalmente, all'interno dell'ambito medico, leghi l'aspetto immunitario a quello neurologico, a quello psicologico, ok, e a quello endocrino. Va benissimo, è fantastico, ma non dà nessun dato certo. Capito? Perché non, se io dico,
Ti faccio un esempio. L'assunzione di carne aumenta la percentuale di neoplasia del colon. Poi vai in Argentina, è venuto qui un neuroradiologo argentino, e mangia solo carne, mangia carne la mattina e la sera. Sì, sì. I tedeschi mangiano squasse di carne, che in veneziano sarebbero l'immondizia della carne, gli avanzi della carne, eppure hanno una incidenza di neoplasia del colon nettamente inferiore a quella degli italiani, che Sì, invece. beh, se ricordi ne abbiamo anche parlato Sì, capisci? precedentemente, quando tu sottolineavi, come dire, il discorso che i vegani non per questo sono esenti da malattie Sì. importanti, no? Quelli che eliminano invece qualsiasi fonte proteica che possa derivare Certo. da animali. Certo, io quello che fai quando parli delle acquisizioni del bambino è chiaro Sì. che vai fuori da un ambito biologico di scienza pura, perché sei borderline tra un biologico e uno psicologico. Se io adesso ti dico le prime cinque acquisizioni che deve fare un bambino, che fa il cervello di un bambino in un modo o nell'altro, nei primi 6 mesi di vita, io non ho. E te lo dico prima, l'evidenza di dimostrarti scientificamente che questo accade. Però vedrai tu stessa quanto questa cosa sia ovvia. Ma qui non ho problema a dire che non c'è nulla di ciò che ti sto dicendo che ha i caratteri della scientificità. Tant'è che questo non limita né l'uscita di casa né il coprifuoco né altre cose, perché dove non c'è scienza e si creano delle limitazioni si parla di dittatura. Ora, se vogliamo prendere l'apnea e dire che è una bellissima disciplina, che finalmente anche il mondo medico si sta avvicinando a quello emozionale, per quanto mi riguarda, se tu vuoi sapere che cos'è un'emozione, certo che da un punto di vista mentale io ti dico le emozioni, c'è la gioia, che è le conseguenze dell'amore, la rabbia, ma un'emozione è una scarica, il cervello che genera una reazione elettrochimica che porta e deve portare il mammifero a fare qualcosa. E-motion, mi muovo. Nel momento in cui il mammifero non si muove, quella scarica elettrochimica viene messa a massa su un organo nel 100% dei casi, dimostrabile con un attacco cerebrale e con una modificazione o funzionale o strutturale d'organo. Punto. Cioè, se io ti tocco una tetta e tu non vuoi che io te la tocchi, il tuo cervello genera un segnale motorio per darmi una sberla, rifilarmi una mano. Se tu non mi tiri la sberla, comunque la tua spalla ha subito una scarica da 3500 nanoampere che nel tempo, se questa cosa si potrebbe portarti a, nel nostro modo di vedere, una piccola periartrite o quel che l'è. È chiaro? Quindi una non reazione Non, determina comunque una non azione. una non, vabbè, in quel caso reazione, E beh no? certo. E beh certo. L'apnei rimane in ambito ipotetico, ma perché ci sono degli autori, cara la mia Beatrice, che parlano chiaramente di questa cosa, estremamente blasonati dal mondo medico, che non si possono neanche nominare come parlare di Satana in chiesa. Quindi che cosa succede? C'è tutto un mondo che gira attorno a questi due o tre autori, ok, di cui uno è tedesco, uno è francese e compagnia bella. Se tu li nomini, rischi la sodomia pubblica. E quindi meglio così, meglio non nominarli. In realtà, però, c'è tutto un mondo che gira attorno a questi autori che ci guadagna su di loro. Ha cominciato a studiare da loro, lo conosce e non ha le scatole, per non dire qualcosa di più pesante, di studiarlo a fondo, cioè di comprenderne davvero il significato. Perché i due o tre con cui ho parlato io fanno fatica a pronunciare i nomi in tedesco o in francese in maniera corretta. Sbagliano le consonanti, le vocali, quindi palesano. Uno ha anche scritto un libro mettendo una consonante in più due o tre volte, quindi la prima volta diceva vabbè, ha sbagliato, la seconda e la terza dice no, questo è proprio scemo. E quindi non conoscono neanche l'argomento perché non si sono neanche fermati e tutti sono lì sulla chimica, 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 e chi ti parla è delle citochine, questo di quella. E poi alla fine, quando sei morto, l'unica cosa che non è più, non è la chimica, ma è la corrente elettrica. Perché per vedere che sei morto, ti fanno l'elettroencefalogramma e l'elettrocardiogramma. Non ti vanno a vedere le citochine, il natural factor, non ti vanno a vedere il fattore dell'infiammazione, ti vanno a vedere se ti passa corrente nella testa, ma la corrente nella testa non la studia nessuno. Senti, visto che stavamo parlando di cose
che attengono all'infanzia e che poi una persona rischia di ritrovarsi nell'età adulta, no? E in questo ambito, insomma, tutte quante quelle connessioni che fanno parte di noi, della nostra vita. Quali sono, secondo te, le malattie più comuni che le persone riscontrano proprio a causa di questa errata gestione da bambini? Allora, non c'è un'errata gestione. Io divido la vita, gli eventi della vita in due categorie: i successi e le esperienze. Non esistono i successi, perché l'insuccesso è un atteggiamento mentale che va a criticare un evento quando non va come voglio io, ma l'evento in realtà va sempre come voglio io, non su un piano cosciente. Preso atto di questo, la preoccupazione che ha un cervello di un bambino uscito dalla vulva materna è quella di sopravvivere, in primis. Okay? Non ha ancora una capacità logica, quindi è bisogno, richiesta, soddisfazione della richiesta. Punto. Ora ti dico due o tre cose che ti porteranno a comprendere che non sempre la mancata acquisizione genera una malattia. Prima di questo, la mancata acquisizione va a generare un comportamento. Ti faccio un esempio. La prima cosa, e questo è molto forte, te lo ripeto di nuovo, la prima cosa è più importante e per questo andiamo tutta la vita addosso a noi stessi, che deve acquisire un cervello uscendo dal grembo materno è che lui non è sua madre. Si chiama diritto ad esistere. E quindi lui deve capire, cioè deve creare delle reti neurali per cui lui, tu, io, esisti a prescindere. Cioè, anche se oggi, in questo istante, tu perdessi tutto, devi comprendere che tu esisti. Guarda che non è una cosa da poco, perché il grado di prostituzione al quale ci abbassiamo per darci il diritto di esistere è devastante. Rinunciamo a noi stessi e ogni volta che rinunciamo ad una parte di noi viene meno il cervello, siccome vuole la tua vita, il tuo piacere, va ad attivare strutture corporee perché tu esista. Perché se ti sta sulle palle il partner e ci dormi 7 ore, attiva la spalla perché lo mandi via, anche se non ti ha toccato la tetta o ti ha dato fastidio. Questo determina che quando il bambino comincia a sentire la mamma che non l'ha voluto un granché, o che o il papà che non c'è quasi mai, cosa fa? Dice: io esisto? Punto di domanda. Perché se ha questo dubbio può prendere due strade: o attiva, perché per sopravvivere lui deve esistere, o la via dell'emisfero di sinistra degli estrogeni, o la via dell'emisfero di destra del testosterone. Se va negli estrogeni, questo bambino non esiste. Cosa vuol dire? Esempi, prima di arrivare alla malattia, lo porti ad una festicciola, te lo vai a prendere dopo 2 ore, dice la mamma del festeggiato: com'è stato mio figlio? E lei dice: come non averlo? Dai nonni: è come un puteo, come non averlo? Se va nel testosterone, che è la parte dell'urlo, trovi la mamma, la stessa mamma di prima, fuori, col bambino in braccio così, che ti dice: senti, portalo da un esorcista che mi ha rotto i coglioni per 3 ore, toglimi dalle palle questo Satana, capisci? Sono due modi che non sono dritti, che non sono centrati, per darsi il diritto di esistere, perché in un caso è un bambino che sta chiamando a sé attenzioni, dall'altro lo sta facendo come gli ADHD che vedi adesso in giro, che è pieno di bambini, no? Adesso ti apro una parentesi, quando io facevo le elementari c'erano 25 classi, 5 per ogni sezione, e c'erano due, dico due, maestri di sostegno, mediamente 25-30 bambini per classe, due. Adesso, se va bene, ci sono due maestre di sostegno per classe, con le maestre che devono preparare il compito per i disfasici, dislessici, discalculici, distonici, disartrici. Cioè, puttana Eva, fai più fatica a trovare un bambino sano che un dis. Sono tutti dis. Ma ci stiamo rendendo conto di cosa sta accadendo? Okay. Preso atto di questo, quando diventa un po' più grandicello, questo bambino dirà, il suo cervello:
Se io esisto così come sono, muoio. Quindi devo esistere in una relazione, in qualcosa fuori da me. E quindi prima di andare da qualche parte, qual è un ottimo lavoro che può fare? Beh, l'attore. In cui non ha mai, qual è l'identità di Robert De Niro, di DiCaprio o di un attore? Gli attori sono quasi tutte persone che non hanno, fanno fatica ad avere una loro identità, un loro sentito, perché esistono se addirittura prendono l'identità di qualcun altro, capisci? E Sì. noi paghiamo, perché ormai siamo una società senza identità, come dice il buon Krishnamurti, paghiamo attori tanto più bravi a personificare un giorno un diavolo, un giorno un angelo. Questa è la prima delle programmazioni. Secondo, il bambino cresce o comunque comincia, sente dei premiti, il cervello del bambino sente dei premiti, tipo che ha fame, inoltre una richiesta, ma il bambino cosa può fare? Piange. Quindi la mamma gli dà il latte, perfetto, acquisizione del bambino fatta a livello del tronco. Qual è l'acquisizione? Una volta che ho un bisogno, la prima cosa che deve fare, mi do il diritto di sentirlo, perché ciascuno di noi non sa neanche dove sta di casa. Secondo, ho il diritto di chiedere. E terzo, senti che bello, a me fa i brividi, ho il diritto che i miei bisogni vengano soddisfatti. L'ho scritto, l'ho detto piano così qualcuno può, dettandosi, lo scrive. Ho il diritto che i miei bisogni vengano soddisfatti. Perché? Perché se non soddisfo i miei, sto soddisfando quelli degli altri. Anche qui, se questa via va via liscia, siccome il bambino ha un mese, due, tre di vita, non può scendere dal letto e andarsi a comprare la Nutella, è costretto ad attivare o il sinistro o il destro. Senti cosa succede. Sinistro. Beatrice tesoro, cos'hai? Tu mi guardi? Niente. Beatrice, ma cos'hai? Ma niente. Ma scusami, sono 6 ore che hai un muso che arriva fino a terra, è un'ora che siamo in macchina e stai guardando il tergicristallo, come si chiama, lo specchietto retrovisore, cos'hai? No, niente. Senti, dimmi che cos'hai, che così lo metto anche nel mio specchietto e guardiamo lo stesso film. È un'ora che stai guardando quel cazzo. Dopo 6 mesi, questo è tipico delle femmine, ti dicono, sai, quel giorno alle 17:53 hai detto questa cosa. Il maschio, che povera bestia, sa sì e no cosa ha mangiato il giorno prima, tu capisci che è leggermente esterrefatto, cioè è una cosa incomprensibile. Dall'altro c'è chi, sbraitando, emisfero destro, pensa sempre che sia l'altro a dover riconoscere i suoi, perché sta di fatto che queste persone, quelle che non fanno l'acquisizione sui propri bisogni, si trovano sistematicamente nel bisogno dell'altro e attivano una procedura cristianeggiante, fonte di una masturbazione mentale di proporzioni apocalittiche, che si chiama sacrificio. Io mi sacrifico. La risposta è: ma va a dar via al CEP. Ma tu l'hai mai visto un animale che si sacrifica? Ma chi? Il cinghiale? Si sacrifica per la sua cinghiala. Qui ci sono, prima dell'aspetto corporale, tutti gli atteggiamenti comportamentali, i camerieri, i bar, sono sempre nell'altro, i cuochi sono sempre nel bisogno dell'altro, loro fanno da mangiare all'altro, no, la cinghiala non fa da mangiare al cinghiale, capisci? Non è che gli prepara a padella con i carciofi saltati alla romana, a cinghiale, fai i cazzi suoi, e il cinghiale il cibo se lo procura. Hanno due ruoli ben precisi. Il cinghiale dà l'orientamento al clan e lo protegge, la cinghiala fa il clima e alleva i cuccioli. Punto, finito, stop. Non c'è altro. Qua stiamo un attimo facendo casino. Terzo, dimmi tu quando mi devo fermare. Vai. Il diritto al contatto. E qua sai già, capisci già che tutta l'epidermide, il derma. Cos'è? Il bambino, il cucciolino vuole che la mamma lo tocchi. Che lo tocchi in un certo modo, essere toccato in un certo modo. Se non c'è, lui dice: io non ho diritto ad essere toccato come voglio, quindi se vengo toccato come voglio, muoio, e va a improntare tutte le malattie di cute, sottocute, derma,
tipiche dell'età adulta o anche dell'età pediatrica o comunque dell'età. Malattie di pelle, intesa come epidermide, ectoderma, derma, mesoderma antico. Per i più esperti, sostanza grigia e cervelletto. Questo che cosa determina? Il fatto che prima di arrivare ad un problema di pelle, questa persona trova in una fase di compensazione simbolica il desiderio, la voglia di toccare l'altro, di dare all'altro quello che non ha avuto lui. Quindi che cosa andrà a fare questa persona nella vita? È il massaggiatore. Tocca, palpa. A differenza del primo, che è il diritto di esistere, che può coinvolgere moltissime persone che lavorano nel mesoderma decente, in forme più lievi, il primo dei diritti che vi ho elencato, del diritto di esistere, trovi dentro osteopati tantissimo, fisioterapisti, tutti quelli che lavorano nelle ossa, nella muscolatura, hanno un lavoro che lavora sulle strutture che ti danno il diritto di esistere. Qui trovi gente che lavora sulla pelle, epidermide. Perché, e qui poi si potrebbe parlare 6 ore, la corteccia sensoriale del bambino, la nostra corteccia, si impronta in tre modalità, ma di quelle vi servirebbe un'ora, due, tre per parlarvi, e sono le modalità che diventano comportamentali. Ognuno di noi vuole essere toccato solo ed esclusivamente in una modalità su cui può lavorare, ma solo in una modalità. C'è chi dice il contatto, quando voglio io, dove voglio io, quello che no, voglio che mi tocchi sistematicamente, sempre appiccicato, 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 e quello che dice mi tocchi solo per trovare. Il tocco ha una finalità. Quarto, il bambino deve acquisire e quindi deve costruire reti per comprendere una cosa importantissima, importantissima. I miei mi hanno voluto e sono stato voluto con la sessualità che mi è propria, cioè il diritto di vivere appieno la propria sessualità, che non vuol dire genitalità, ma maschio fa maschio, femmina fa femmina. Tu prova a pensare cosa vive un cucciolo femmina. E che i suoi hanno voluto maschio, o un maschio che i suoi hanno voluto femmina. Questo da grande assumerà comportamenti tanto più marcati dell'altro sesso quanto più l'hanno voluto. Qui cosa hai di malattia? Beh, tutto l'ambito dei comportamenti eterosessuali, le chiamano disforie o distonie sessuali, cioè uno che è uomo ma si sente dentro una donna che si sente dentro uomo. Tutte queste cose che stanno accadendo adesso, che boh, forse mi erano sfuggite quando ero ragazzino, io erano, o forse erano solo un po' più, non so, adesso forse. Forse se ne parlava anche di meno. Ma sì, dico solo semplicemente che io non so dove. Perché l'identità, cioè lo spazio che occupi nel clan l'uomo e la donna, è pur vero che ci possono essere all'interno del clan degli elementi che non hanno le idee chiare. Me ne frega niente a me, sinceramente, non sono uno che si fa problemi e non me ne frega niente di giudicare. Ma è necessario che sia chiaro cos'è l'uomo e cos'è la donna. Non ci può essere, e non è moralismo, è che se non abbiamo chiaro l'identità maschile e femminile, la specie è estinta. Maschio e la femmina, un uomo e una donna, uno che fa orientamento e uno che fa clima. L'ultimo dei cinque, dei primi 6 mesi di vita, si chiama prendersi tempo per sé. Se la mamma, quando allatta il cucciolo, si ferma, si mette tranquilla, lo coccola, lo bacia, il bambino, il cervello del bambino acquisisce una cosa molto importante. Nella vita io ho il diritto di prendermi del tempo esclusivo per me. Se no, questo cucciolo, per tutta la vita, questa persona e questo cucciolo, penserà che prendere del tempo per sé è mortale e quindi vivrà una vita in cui è sempre di corsa per gli altri. Che quali organi impronta? La tiroide, le paratiroidi, i surreni, tutta l'attività cardiaca, dove c'è ritmo, tempo. È un'acquisizione che è tipica che non viene fatta nel femminile. Le donne sono sempre di corsa, anche se ultimamente, avendo perso l'identità, lo sono anche molto gli uomini di corsa. Ma questo può penalizzare molto l'essere umano, perché nel momento in cui non impariamo che abbiamo bisogno di prenderci del tempo per noi, dove andiamo a finire? Questa è la malattia dei nostri tempi, l'ultima. Soprattutto. La vostra.
La voffa, bisogna imparare a prenderci del tempo per noi, dal fondo, per imparare appieno a vivere la nostra sessualità, cioè le nostre relazioni, nel modo che sono io da maschio e tu da femmina, per dare e ricevere il contatto così come ci piace, per soddisfare i nostri bisogni nel diritto di noi stessi, nel rispetto di noi stessi e della nostra dignità, e soprattutto imparare ad esistere indipendentemente dal marciume che c'è attorno o dalla struttura esterna. Perché io non posso esistere solo e esclusivamente se faccio il medico. Se faccio il medico, vabbè, ma io esisto comunque. Ma una considerazione finale su questo discorso che hai appena fatto. Se una persona adulta riuscisse a tener conto di questi cinque elementi e li insegnasse ad un figlio, nei primi mesi, anni di vita. Non puoi insegnarli. Devi Ah, ecco. Questa è la essere. fregatura. No, no, è Devi perché farglieli capire senza insegnarli. devi esserli tu. Se Ok. tu sei, lui acquisisce. Se tu non sei, lui non può acquisire. Ma se tu li acquisisci troppo tardi? Lui dovrà fare un cambiamento, che spesso è fonte di dolore. Perché? Perché, cara la mia Beatrice, se tu vuoi conquistare il Polo Nord, tu il freddo lo devi sentire. Ok. Eh già. Se tu vuoi conquistare la cima dell'Himalaya, tu dovrai provare l'ipossia. Nel momento in cui il cervello fa l'acquisizione, ti faccio l'esempio, non ho il diritto di sentire i miei bisogni, o sono nel bisogno dell'altro. La volta che si trova ad acquisire i propri bisogni, avrà la sensazione di morire. Perché l'acquisizione di non ascolto dei propri bisogni è stata finalizzata la vita. Quindi lui dice: se ascolto i miei bisogni, muoio. Quindi che cosa faccio? Sono nel bisogno dell'altro. Una volta tu dici: eh no, eh no, eh no. Talvolta io, quando ci parlo con le persone, dico: adesso per 3 mesi tu non materni più nessuno, tu no, ti fai gli affari tuoi, esisti, punto. Cioè, c'è gente che va in panico. Sembra che Sì, sì. se gli chiedo 15.000 euro, gli do meno fastidio. O chiedo alle persone: dai del tempo esclusivo a tuo figlio. Ma cioè, è come se li riempissi di pugni. Perché non sanno neanche loro nella loro mente che cos'è avere del tempo esclusivo per se Sì. stessi. Ma non per fare qualcosa, per stare con la panza per aria alle terme, nell'acqua tiepida, a vivere, a sentire che esisti, che sei presente. Beh, perché è un cambiamento. E come hai detto tu, il cambiamento Cambiamento. crea un terremoto emotivo. Che È si chiama così. vita. Che si chiama vita, però. Intanto c'è il terremoto. E certo, ma la cosa drammatica su cui ogni tanto crollano le persone, che li faccio riflettere, è duplice. La prima: quando tu non stai esistendo per te, quando non ascolti i tuoi bisogni, quando non c'è nel tuo contatto la tua sessualità, il tempo per te, tutte queste non sono che non ci sono, sono solo trasferite su altri, quindi stai esistendo per altri, i bisogni degli altri, il contatto degli altri. Eh sì. La seconda considerazione è questa: ogni tanto chiedo ai corsi che facciamo che mi dicano il contrario della parola vita, e chiaramente dalla platea arriva un coro morte. La morte non è il contrario della vita, la morte è il contrario della parola nascita. La parola vita non ha un contrario, è l'obbligo che abbiamo tutti dal giorno in cui nasciamo al giorno in cui moriamo. Ok? Sta di fatto che hai due possibilità: o vivi la tua o vivi quella di qualcun altro. Questa è l'unica scelta che dovete fare. Se vivere la vostra di vita, andando fino al Polo Nord, sentendo il freddo, ma quando arrivi là e vedi dalla somma della cima, vedi tutto. È straordinario. Oppure stai là al caldo alle Bahamas con le palle nell'acqua salsa vivendo la vita di qualcun altro. Mi piacciono queste considerazioni, credo che saranno ottimi spunti di riflessione per molti giorni, perché poi quando c'è Matteo penso le cose devono essere digerite a lungo. E quindi nell'attesa di ritrovarti, credo che avremo comunque
Ottimo materiale su cui riflettere. Grazie. Grazie a voi e ti mando un abbraccio, continua così che sei bella e brava, ce ne sono pochi in Italia. Dovrebbero mandarti su Rai 1 al posto di qualche scema che c'è lì. Mi propongo. Dai. Grazie Matteo, alla prossima, Grazie, ciao. ciao bella, ciao. Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.